fuori. Il Regno Unito ha, che è sempre avanti nell'esperimentazione, unito alla cosa che sta sopra iniziative mirate tese a stabilire un contatto più diretto fra i giovani e il mercato del lavoro con l'istituzione dei cosiddetti connection services per i giovani. Il Belgio ha programmi di assistenza per la ricerca di, per il sostegno ai giovani disoccupati fin dalla prima settimana di disoccupazione. Ci sono cose che fatte sistematicamente funzionano. E poi c'è il problema delle alte qualifiche. Il problema delle alte qualifiche, diciamo, c'è un aspetto di domanda, c'è un aspetto di offerta. Noi sappiamo che una parte del nostro problema è che la domanda di lavoro delle imprese nei paesi che hanno low skilled nella media è una domanda povera di lavoro. Ci sono imprese di successo con una bassa presenza di laureati. Ci sono le imprese che sono capaci di gestire il cambiamento continuo, questa hanno un'alta proporzione di laureati, di persone high skilled. La differenza fra avere successo su un prodotto e magari un'invenzione distributiva, che è una storia molto comune nel successo italiano, e invece giocare il gioco dell'innovazione continua, la qualità delle persone che ci sono dentro l'impresa. Skill più elevate aiutano i giovani a trovare il lavoro, get in, mantenere il lavoro, stay in, e progredire verso i lavori migliori, get on. Vedete che la skill intensity della domanda di lavoro, diciamo, il giallo, l'arancione, è la domanda nuova. La più grande domanda nuova e il più elevato tasso di rinnovo, i cubi, le righe rosse, sono nelle occupazioni ad alta intensità di skill non manuali. Il manager, il professionista, il legislatore. Nelle occupazioni skilled non manuali, non high skill, gli impiegati, le attività di servizio, c'è meno rinnovo, ma c'è un forte tasso di sostituzione della massa esistente, e poi man mano che scendete c'è sempre meno domanda nuova e un ricambio relativamente modesto. Evidentemente, diciamo, è qui che dobbiamo investire. Siamo pronti per il futuro. Secondo la Commissione europea, nei prossimi 10 anni mancheranno lavoratori high skilled, mancheranno soprattutto le capacità necessarie per i settori come ICT, ambiente, ricerca e sviluppo, i nuovi giochi. La mancanza di questi profili coesiste però con elevati livelli di disoccupazione di lavoratori high skilled che indicano uno skill mismatch. E qui vi faccio vedere due figure. Sorge chiaramente il problema non solo di aumentare, di essere sicuri che i certificati che dicono high skill siano high skill, che non è sicuro, e di aumentare la mobilità del lavoro high skill anche immigrato. Allora, prima figura. Questa figura vi mostra il rapporto fra i tassi di disoccupazione relativo low skill, high skilled. Questo piccolino è l'Italia, è un rapporto di 1, qui siamo sotto 1. Beh, è un po' curioso che gli high skilled siano disoccupati come i low skilled. C'è qualcosa che non funziona. O noi non abbiamo posti per i lavoratori high skilled e ci dobbiamo preoccupare, domanda povera, come dicevo, oppure i nostri high skilled non sono high skilled. Cioè diamo dei titoli che hanno un valore facciale ma non sostanziale. Io penso che ci sia un po' di tutte e due. E c'è, come sapete, una grande diversità nella qualità dei titoli che il nostro sistema scolastico ha attribuito. Ma come vedete, questo rapporto normalmente è alto. Spiega anche differenziali di reddito, ma normalmente è molto più alto di uno e nella media dell'Europa è una cosa come 2,5. Analogamente, questa è la cosa più difficile, ma bisogna, diciamo, guardarla in faccia. L'Europa non è riuscita a dotarsi di una politica di green card o qualcosa del genere per i lavoratori high skilled. Ciò nonostante, diciamo, qui avete il rapporto fra lavoratori stranieri high skilled,
in percentuale del totale dei lavoratori high skilled. Se voi salite lungo questa riga, salite anche normalmente lungo una riga di performance migliore, di crescita e di competitività, non sempre, ma normalmente. Alla fine, torniamo al problema di che cos'è la good economy. La good economy, il professor Phelps, che è anche un caro amico, ha distinto fra livello elevato di produttività e società dinamiche. Lui dice si può avere alta produttività e non essere dinamici, ma il dinamismo è definito dalla continuità del cambiamento. A good economy is all about the creation and the application of new ideas. People engaged by new problems enlisted to meet new challenges. L'idea che una società buona è piena di buoni lavori. Questa è una società aperta, come dicevo, le strategie europee di integrazione. La strategia Europa 2020, l'innovation strategy dell'Europa, ci spingono nella direzione giusta. Non sono interventi impensabili, sono cose fattibili. Secondo stime della Commissione Europea, non esagerate secondo me, investire il 3% del PIL dell'Unione in ricerca e sviluppo entro il 2020 potrebbe creare 3,7 milioni di posti di lavoro, aumentare il PIL annuale di 800 miliardi di euro. Finisco dove avevo cominciato. Tutta la storia che ci raccontiamo per migliorare la fluidità del mercato del lavoro, per migliorare l'inserimento dei giovani, per investire in capitale umano, tutte cose che dobbiamo fare, non funzioneranno se non riusciamo anche a ritornare a un sistema aperto, a smantellare le protezioni e a giocare a viso aperto la scommessa dell'integrazione. Quindi l'Europa è vitale. Grazie.